Ciao ragazzi, come state? Bentornati sul mio canale. Oggi finalmente ritorna, ragazzi, una delle beast che nel concreto mi ispira di più. Finalmente abbiamo qui questa monster in formato da 355 ml, che non ha praticamente altri formati. Infatti noi le beast siamo abituati a vederle nei seguenti formati, ma purtroppo in questo caso bisogna dire che nel concreto Monster Energy ha deciso di rivelare questa energy drink solamente in un formato ridotto. Quindi non esiste la versione più grande da 473 ml e hanno concepito solo questa qui. Questa è la versione Scary Berries, ragazzi. Ditemi nei commenti se siete curiosi di provarla. Ragazzi, non esitate ora a lasciare un like e ad iscrivervi se non l'avete ancora fatto. Nessuno vi propone questi contenuti tanto unici. Questa, ragazzi, è la nostra lattina di Monster Beast Unleash versione Scary Perry. Come vedete, ragazzi, lo dirò sempre, è un design totalmente rivoluzionario. Nonostante possieda la stessa finitura lucida su tutta quanta la lattina, il design davvero innovativo è qualcosa di stupendo. Abbiamo il classico occhio enorme di colore rosso, in questo caso all'interno abbiamo la pupilla che designa il logo Monster di colore nero. The Beast Unleashed, ovviamente la nostra Monster Hard 6% volume alcolico, Scary Berries. Ci tengo a precisare che la maggiore età negli Stati Uniti è 21 anni, e di conseguenza, ragazzi, non è adatta ai minori proprio per la sua presenza di alcol. Ruotando abbiamo tutti quanti gli avvisi, tutte quante le certificazioni che riguardano nel concreto il consumo, e poi abbiamo la descrizione, ragazzi. The Beast Unleashed, davvero molto molto bella. Questa è tutta quanta la descrizione, ovviamente suddivisa in paragrafi. Fear on the Beast, questo è il motto della Monster Beast Scary Berries, così come tutte le altre, al sito monsterbrewery.com. Ruotando ci accorgiamo che il codice SKU è 0922N con produttore AG. Che dire, ragazzi, di questa Monster? Per ulteriori informazioni sappiate che esiste un sito ufficiale separato da quello originale dedicato proprio alle Monster Beast. È destinato solo a un pubblico di maggiorenni, ma in sostanza tiene un catalogo di tutte quante le beast attualmente presenti in commercio, quindi dategli un'occhiata. Ed eccolo, ragazzi, il nostro full set delle Monster Beast, davvero strepitose. Abbiamo le prime tre in formato da 473 ml, ovviamente sono le prime uscite. E poi abbiamo quelle nel formato ridotto 355 ml, che precludono una bevanda, un flavor in più, ovvero Peach Perfect, che non troviamo invece in quelle più grandi. Diciamo che qua andiamo a delineare al 100% quello che è lo scenario di Monster Beast. Le abbiamo tutte. Come già dicevo, ragazzi, questa lattina è presente solamente nel medesimo formato, quindi non la troviamo in versione da 473 ml, però sì, dai, un gusto alternativo. Vediamo un po' com'è. Scary Berries, penso sia appunto Bacche. Il colore è rosso, ragazzi, mi ricorda in tutto e per tutto la Monster Ultra Red. Vediamo se il sapore è quello o cambia, perché ho già un pronostico in merito. E siamo pronti, ragazzi, per assaggiare la nostra Monster Beast versione Scary Berries. Vediamo un po' com'è. Ragazzi, devo essere sincero, mi ricorda la Ultra Red. Forse un filo revisionata, forse un pelo più lavorata per quanto riguarda i contrasti di gusto. Si percepiscono un po' meglio le bacche, però, ragazzi, la Ultra Red, cioè il sapore è prettamente quello. Anche qui, come ho detto nello scorso video, l'alcol si percepisce lievemente. Probabilmente le persone che sono abituate non percepiranno nulla. Io che sono molto più sensibile me ne accorgo. Però, ragazzi, non brucia, non è impattante, non è forte. Comunque si tratta di un 6%. Però tutto sommato diciamo che è corposa, è gestibile, si può bere tranquillamente a livello di gusto, non è troppo dolce, ecco. Diciamo che
spazia abbastanza, con un contrasto un filo più amarognolo, di fatto è molto più appetibile rispetto a quella che può essere una classica ultra red. Quindi secondo me qua con le Beast hanno voluto un po' rivoluzionare bevande già in commercio con l'intento di migliorarle, renderle a un pubblico diciamo più vasto di persone, di utenti, e non è male come idea, di sicuro no. Detto questo, non è male, se devo valutarla in sé per sé gli do un 9, ma perché di base il gusto della Ultra Red mi piace, ok? Non so cosa abbia in mente Monster Energy con questo tipo di bevande, perché decida di approcciare in questo modo a riproporre alcuni gusti che già esistono, ma nel concreto andando a modificare perlomeno quelli che sono i connotati principali di base. Detto questo, ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate per non perdervi gli altri video, li trovate tutti quanti nelle playlist, non esitate a supportarmi, noi ci becchiamo alla prossima da Tuccio TV, ciao!